Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questo convegno. Parto con un riferimento all'intervento, alla fase finale dell'intervento e al suggerimento rivolto alle amministrazioni locali da parte del dottor Manti, cioè di fare quelle due famose paginette. Ecco, io spero di riuscire a convincere gli amministratori, qualora intendessero stendere queste due paginette, di tener conto anche dell'approccio che cercherò in qualche modo e con difficoltà a spiegare, che appunto è la teoria della decrescita, ma che sostanzialmente è un segnale di allarme, no? Cercherò di ricorrere ad alcune metafore per farvi capire, perché il tempo è brevissimo e non posso argomentare in maniera compiuta su una complessa teoria che ha la pretesa di essere un nuovo paradigma, no? Come diceva il dottor Martinelli. Quindi scusate, ma oggi farò in qualche modo assumerò il ruolo di quel famoso rompiscatole di neutrino che sembra mettere in discussione la teoria consolidata, cioè la relatività generale, eccetera, su cui si va nello spazio, no? E si va anche a far funzionare i nostri computer. Con Newton le due cose non funzionano, il che non vuol dire che Newton sia stato abbandonato. Se costruiamo le case, noi teniamo conto ancora della vetusta teoria di Newton. Quindi non è vero che il salto di paradigma significa automaticamente buttiamo via tutto il vecchio, ci mancherebbe altro, no? Però dobbiamo tener conto anche del nuovo, o delle dimensioni o dei limiti nei quali ci troviamo. Oggi ci scopriamo con un grosso problema, che è quello del limite, già venuto fuori. Cioè, viviamo in un mondo limitato, in un mondo chiuso, con risorse limitate, e chi pensa a uno sviluppo infinito, come diceva un autore, a uno sviluppo infinito in un mondo limitato, o è un matto o è un economista, perché gli economisti ancora pensano alla crescita. Beh, quotidianamente, come si può dire, per venire fuori dalla crisi viene rilanciato continuamente il tema della crescita, no? E con le solite ricette. È una sorta di cura omeopatica. Io sto male, curo con gli stessi principi che hanno provocato la malattia. Può anche andare bene, ma se il paziente muore, ecco, questo è un po' quello che non mi sta bene, è questo gioco, come si può dire, sul rosso, sul nero. Puntiamo tutto su un colore. E se quel colore non funziona? E questa domanda la pongo anche ai sostenitori della teoria della sostenibilità. E se scopriamo domani che la sostenibilità non è sostenibile, e poi chi stabilisce quali sono i criteri di sostenibilità? Quindi, in primo luogo, la teoria della decrescita è, come si può dire, è un segnale di allarme, attenzione a non giocare solo su un colore, no? È un po' come i grandi paradigmi. Non buttiamo via Newton, non butteremo via certamente Einstein, ma attenzione che c'è il neutrino. Cioè, se entriamo in una dimensione in cui le leggi alle quali dobbiamo rispettare rispondono, come si può dire, sono corrispondenti ai comportamenti del neutrino, corriamo il rischio di far crollare le case, il mondo, eccetera. Quindi, principio di precauzione, ragioniamo su questo. Ecco, allora entro velocemente, perché credo che interessi soprattutto, vista la platea fatta da persone, mi sembra ormai ampiamente informate sui temi che trattiamo oggi. Ecco, credo che dobbiamo pensare ad una strategia che consenta anche di far fronte all'evento peggiore, cioè che andiamo a sbattere contro i limiti del pianeta, che le risorse energetiche, ma anche le materie prime, ma anche, come si può dire, la sostenibilità
sociale, per non parlare di quella finanziaria, possano portare il mondo al collasso. Allora, perlomeno tentiamo di fare un'operazione di protezione civile. Cioè, se corriamo questo pericolo, no? Che cosa dobbiamo almeno pensare? Dobbiamo pensare alla sopravvivenza, no? In una situazione di pericolo, di collasso, non so, viene un terremoto, eccetera, le persone, quando sanno che il sistema economico e di distribuzione può andare in tilt, che cosa fa? Va a lavare la macchina oppure corre dal supermercato a fare, come si può dire, a far scorte? Penso che adotti questa seconda strategia, cioè cerca di salvare, come si può dire, di sopravvivere, almeno per il tempo della crisi. Ecco, la soluzione che propone il vasto, variegato mondo della decrescita, che non vuole andare contro, torno a ripetere, il sistema industriale, il sistema della sostenibilità, eccetera, ma dice, cerchiamo almeno di garantirci, in caso di pericolo, di collasso temporaneo o definitivo del sistema di mercato, del modo di produrre, di consumare e di relazionarsi tra di noi, anche in una situazione di crisi, almeno garantiamoci la sopravvivenza, no? E questo è importante e non è contraddittorio con le teorie con l'approccio dell'economia sostenibile. Dicendo però che non basta fare l'avvio edilizia, l'edilizia sostenibile, non basta fare le buone pratiche, se fra loro sono scollegate, occorre avere un progetto complessivo, occorre cambiare il sistema di produzione, il sistema economico, ma anche il sistema di abitare e il sistema di relazionarci. Ed è per questo che siamo d'accordo, troviamo molte, come si può dire, molte coincidenze con le teorie dello sviluppo sostenibile, dell'ecosostenibilità. Solo che riscontriamo in questi approcci dei tentativi parziali di risolvere un problema che ormai è sistemico, no? La crisi oggi scoppia sulla situazione finanziaria, domani può scoppiare sul problema delle materie prime. Quindi noi sottolineiamo questo fatto: la crisi ormai è sistemica e la soluzione non può che essere sistemica. Diciamo poco, no? Diciamo di fare l'operazione forse più difficile che l'umanità abbia mai fatto, cioè una riconversione economica e sociale generale. Allora, da dove partiamo? Certamente partiamo, non possiamo che partire dai territori in cui siamo, ecco perché è importante il lavoro di rete che anche in questa vostra realtà state sviluppando. Però attenzione al come si avvia un processo di riconversione ambientale ma anche economica. Non basta pensare al risparmio, no? Oppure all'applicazione di determinate tecniche. Anche questo, il mito della tecnica, il pensare che attraverso la tecnologia, l'innovazione tecnologica, noi risolviamo i problemi della nostra compatibilità con l'ambiente, con i limiti della risorsa, è una falsa speranza. C'è un economista classico, quindi diciamo della teoria liberale, ancora dell'Ottocento, che ha dimostrato la fallacia di questa ipotesi, no? Un certo Jevons, adesso non ricordo come sia come si pronuncia il suo cognome, ma aveva dimostrato che c'è l'effetto rimbalzo, cioè ogni progresso tecnologico solitamente si traduce in aumento di energia, no, aumento nel consumo di energia e di materia. Quindi bisogna far attenzione nel momento in cui si avviano processi di innovazione. L'esempio banale è dato dalle previsioni che una volta si facevano sulla possibilità di ridurre il consumo di carta a seguito dell'introduzione del personal computer. Si diceva, con il personal computer non abbiamo più bisogno di carta. Risultato, il consumo di carta è esploso da quando